Vorreste dare un taglio decisamente più Pokémon alla vostra intera collezione? O siete degli allenatori decisi ad affrontare una lotta andando costantemente alla ricerca dell'accessorio del momento? Volete catturarli tutti, fornendo ad ogni carta la giusta protezione che merita? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro inconsueto appuntamento infrasettimanale. Ogni allenatore di Pokémon sa quanto sia importante ogni singola carta presente nel suo mazzo, dato che alcuni specifici elementi non solo saranno ingranaggi fondamentali per far funzionare al meglio l'intero deck, ma avranno anche un discreto valore. Mosso da questo pensiero, ho contattato Fantasia Store, che quest'oggi sarà sponsor ufficiale del video e che ringrazio infinitamente per aver messo a disposizione gli articoli che andremo a trattare in questo contenuto, per offrire una soluzione pratica a tutti gli appassionati dei mostriciattoli tascabili più famosi al mondo, collezionisti e non. Quindi scopriamo assieme quali saranno gli accessori più utili, anche più belli a livello di estetica, nel TCG di Pokémon, sia per chi lotta e sia per chi vuole catturarli tutti. Andiamo a dargli un'occhiata. Le bustine, che potranno sposarsi perfettamente con ogni esigenza, a seconda del lato al quale vi avvicinerete al mondo dei Pokémon, saranno le Dragon Shield Matte per chi gioca e o le sleeves della Ultra Pro serie Eclipse per chi colleziona, entrambe di colore giallo. Delle Dragon Shield già è stato detto molto in diversi video del canale che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento ed attraverso il link in descrizione. Semplicemente le migliori sul mercato se vorrete affrontare altri allenatori in sfide piene di colpi di scena. E posso garantirvi che non vi pentirete dell'acquisto. Personalmente le utilizzo per proteggere i miei deck e non mi hanno mai dato un problema in fatto di flipping. Ovvero quando le due parti della bustina, a forza di mescolare il mazzo, andranno a dividersi lasciando esposta agli agenti esterni la carta. In questo caso, nello specifico, potrete dormire sonni tranquilli. L'altra soluzione che consiglio prevalentemente ad una clientela di collezionisti sarà, come già accennato, la serie Eclipse della Ultra Pro. Con finitura matte sul dorso e non glare sulla parte frontale, le Eclipse sono le bustine protettive ideali per chi vuole dare un taglio più accurato alla propria collezione. Calzando perfettamente attorno alla carta, lasciando uno spazio equidistante per ogni lato, queste bustine permetteranno ad ogni singolo elemento della vostra raccolta di avere una sorta di disposizione ordinata che anche alla vista darà la sua parte. Ma se vorrete utilizzarle anche per giocare, sarete liberissimi di farlo, essendo costruite senza utilizzo di PVC e avendo un dorso piuttosto singolare. Infatti, mentre il retro sarà del tutto colorato, la parte interna si presenterà nera, fatta di materiale opaco che andrà a nascondere totalmente il retro della carta che deciderete di inserirci all'interno. Quando mescolerete il deck lo farete provando una sensazione di soddisfazione, dato che a mio parere queste bustine in fatto di shuffling sono le migliori attualmente in mercato. Troverete comunque qualche problema in fatto di resistenza, dato che con una discreta pressione riuscirete a dividere la parte anteriore da quella posteriore della bustina andando a danneggiarla. Quindi scegliete la sleeve che a livello di gusto e funzionalità vi aggraderà di più, tenendo conto dei vari punti forti e deboli di questi due magnifici articoli. Facciamo un passo in avanti andando a scoprire cosa potrete utilizzare per proteggere il vostro intero mazzo.
In questa categoria ci saranno tre opzioni possibili suddivise per fascia di prezzo e partiremo da quella più economica fino ad arrivare alla più dispendiosa. A darvi il benvenuto ci sarà il Deckbox classico della Ultra Pro serie Full View Pikachu seconda versione. Convinto di avere tra le mani un semplicissimo deck box della Ultra Pro brandizzato Pokémon, mi sono reso ben presto conto che in realtà l'attenzione che ci ha messo la casa americana nella realizzazione di questo prodotto è andata oltre la semplice incolliamo due lati di plastica al volo e via con la vendita. La cura nel dettaglio vedrà delle stampe in rilievo lucido su buona parte del lato sinistro che riporteranno i profili di color giallo stampati in pattern di una sfera Poké, dell'elemento tuono, di Pikachu e del logo del brand. Quest'ultimo potrete trovarlo sempre con un rilievo lucido anche stampato sulla parte superiore dell'articolo. Aprendo il deck box attraverso un sistema simile al Cobra Neck della Game Genic, lo stesso stile verrà riproposto anche all'interno, con l'unica differenza che sul lato destro, in rilievo, sarà riportato il logo dell'azienda produttrice. Il sistema di accesso al mazzo sarà ben pensato, lasciando tutto lo spazio necessario per poterli estrarre senza nessuna difficoltà. Un divisore incluso nella confezione con l'immagine di Pikachu e il marchio in rilievo lucido del logo del franchising vi permetterà di poter portare con voi tutto il necessario, come ad esempio una piccola side o i segnalini utili da utilizzare durante una partita per affrontare un match nel migliore dei modi. A livello di resistenza, se sottoposto a strattoni o cadute accidentali, non lascerà assolutamente a desiderare, mantenendo tutto il contenuto al suo interno ben custodito. Piccolo e compatto, questo accessorio sarà la risposta alle vostre esigenze se cercherete una soluzione economica dove poter custodire il vostro mazzo. Passiamo ora al secondo stadio, dato che si sta parlando di Pokémon mi sembra più che attinente, scoprendo cosa avrà da offrirci l'evoluzione del Classic Deck. Sto parlando dell'Alcove Flip Box della Ultra Pro serie Elite. L'Alcove Flip Box della Ultra Pro serie Elite raffigurante Pikachu si presenterà in un look total black simil pelle. Nella parte esterna potrete trovare una splendida immagine di Pikachu intagliato nel materiale con la sua stessa ombra che ne riprende le movenze totalmente dorata. Sia sul lato destro che sinistro, in basso al centro, ci sarà il logo della casa americana, mentre in alto si staglierà nel bel mezzo della superficie superiore il marchio del franchising. Aprendo la confezione, un pattern in rilievo di colore nero, ritraenti il profilo di una sfera Poké e di Pikachu, occuperanno l'intera lunghezza della linguetta che servirà per la chiusura del deck box. L'estrazione del mazzo risulterà semplice e veloce, grazie a delle aperture a semiluna di egual misura integrate direttamente nella struttura. Infine, un sistema di ben 8 calamite, 4 per lato, permetteranno una chiusura ermetica, che terrà al sicuro al suo interno il vostro mazzo. Potrei continuare per molto tempo ancora e il risultato non cambierebbe. Tutto ciò che inserirete all'interno di questo accessorio resterà al sicuro fino a che non sarete proprio voi ad aprire la confezione ed estrarne il contenuto. Cosa aggiungere? Adatto per chi vuole un prodotto di qualità al giusto prezzo, la serie Alcove della Ultra Pro è cresciuta molto in questi anni,
fornendo un accessorio davvero di qualità che non temerà i confronti della concorrenza. Ultra Pro, davvero ottimo lavoro! Ed ora, siete pronti a scoprire il terzo stadio evolutivo di questo deck box, adatto a chi vuole avere un pezzo unico a propria disposizione? Se avete seguito il video unboxing del canale Instagram, vi lascerò il link al profilo in descrizione, vi ho accennato ad un prodotto misterioso. Ebbene, è arrivato il momento di mostrarvelo. Direttamente dal 25esimo anniversario Pokémon, ecco a voi l'Alcov Flip Box 25th Celebration Deck Box. Completamente realizzato in legno, questo gioiellino da collezione dovrà far parte assolutamente della vostra raccolta. Minimale nella struttura, avrà inciso sulla parte superiore della confezione il logo oramai noto dell'anniversario Pokémon e sopra di esso ogni singolo elemento presente in gioco. Attraverso un'apertura a scorrimento potrete visionare la parte interna del portamazzo, che rivelerà il compartimento dove potrete inserire il vostro deck al suo interno. Per estrarre quest'ultimo potrete usufruire delle scanalature intagliate nella struttura, studiate appositamente in modo da accedervici in totale comodità e senza nessuno sforzo. Ma la vera chicca sarà il cassetto a scomparsa integrato nella confezione, dedicato a token, monete e dadi. Per quanto riguarda invece il sistema di chiusura, un binomio di calamite permetterà al coperchio di agganciarsi al corpo principale dell'articolo, mantenendo al sicuro l'intero contenuto. Di per sé la chiusura reggerà piuttosto bene, mantenendo il tutto piuttosto aderente alla struttura. Una cosa vi consiglio di non fare: non inserite i gettoni GX alleati o V-Astro aderenti nella parte inferiore del compartimento, perché se accidentalmente il deck box dovesse capovolgersi, rischierete di farli cadere e perderli, dato che la chiusura di questo spazio sarà ad incastro e non con magneti, lasciando sempre un piccolo spazio aperto che agevolerebbe lo scivolar fuori del token. A proposito dei magneti, non so se sono stato sfortunato io, ma nel mio caso non fanno presa. Vi faccio vedere. Se mantengo dritta la scatola e scuotiamo, si sente comunque un rumore di apertura, ma la gravità permetterà al coperchio di tornare in basso andando a bloccarsi contro lo scalino qui presente. Ma se invece compio una rotazione di 180 gradi e scuoto, come vedete, il coperchio verrà via senza resistenza, mostrando il contenuto che c'è all'interno. Diciamo che, essendo un articolo molto particolare, sono certo lo tratterete con i guanti, dato anche il valore che potrebbe ottenere con il passare degli anni. D'altronde è un articolo del 25esimo, quindi lo vedrei meglio come un tassello in più utile alla vostra collezione che dentro uno zaino per essere utilizzato. Personalmente parlando, lo userei quelle due o tre volte solo per divertirmici un po', per poi riporlo al sicuro dentro la sua scatola ed aspettare che il tempo faccia il suo corso. Se vorrete assicurarvi la vostra copia, in descrizione vi lascerò il link di Fantasia Store, che vi riporterà sulla pagina web del prodotto, dove potrete così procedere all'acquisto. Affrettatevi però, perché le scorte saranno limitate. Questi tre deck box rappresenteranno l'evoluzione ultima, che soddisferà le esigenze economiche e di necessità di ogni singolo allenatore. Se vorrete optare per una soluzione economica, avrete a disposizione il Classic, per la fascia medio-alta l'Alcov Flip Box e per appassionati e collezionisti, nonché giocatori, l'Alcov Flip Box 25th Celebration Deck Box. Dopo aver visto assieme dove poter collocare il vostro deck, scopriamo quale sarà l'articolo dove potrete posizionare le vostre carte una volta giocate. E quale posto migliore se non il playmat della Ultra Pro con l'immagine stampata tratta dal film Detective Pikachu.
Il tappetino in questione sarà qualcosa di realizzato davvero a regola d'arte. Se devo dirvi la verità, credevo di avere in mano un playmat della Ultimate Guard. Infatti, non disterà molto a livello di caratteristiche dagli altri articoli della stessa categoria messi in mercato dalla casa tedesca. La grafica di stampa sarà di alta qualità e lo spessore di 2 mm suddivisi a compartimenti vedranno la parte inferiore realizzata in gomma naturale che non permetterà a liquidi o sporco di qualsiasi natura di arrivare in superficie, proteggendo le carte del vostro deck nel migliore dei modi. Mentre la parte superiore risulterà liscia al tatto, permettendo ad ogni elemento che andrete a giocare di scorrere senza trovare nessuna resistenza. In questo articolo troverete davvero una soluzione di notevole fattura, pronto a mantenere al sicuro tutti i Pokémon che impiegherete durante una delle vostre lotte. Finalmente posso dire con certezza che la Ultra Pro con questo playmat ha raggiunto la vetta spalleggiando a stretto contatto la Ultimate Guard. Dopo, la panoramica su questo ultimo articolo rimane comprendere come portare con sé il tutto in una soluzione compatta e facile da trasportare. Ebbene, sempre dalla casa americana riceverete la soluzione grazie al Gaming Trove Pikachu Deluxe, la borsa portacarte della Ultra Pro, brandizzata Pokémon. L'articolo si presenterà bello compatto con lo stesso stile grafico del deck box classico, raffigurando Pikachu in movimento su sfondo nero con il tipico pattern raffigurante una sfera Poké, l'elemento tuono e il topino giallo più famoso del mondo. La tracolla regolabile verrà agganciata a degli anelli di plastica dura di colore giallo che a loro volta saranno fissati all'intera struttura con delle cuciture ad X ben realizzate. Sarà inoltre molto confortevole potervi portare dietro l'intera collezione grazie al poggiaspalla imbottito realizzato in similpelle nella parte inferiore e con il logo del brand sulla parte superiore. Attraverso la doppia zip che andrà a chiudere il prodotto potrete accedere all'interno dell'articolo dove troverete 5 separé di plastica nera e 2 zone ben distinte, anch'esse in plastica nera, dove potrete inserire i vostri deck box ed il playmat. I divisori potranno essere utilizzati attraverso un sistema di incastro integrato nella struttura per delimitare zone ben definite dove poter inserire i vostri mazzi o più semplicemente delle carte sfuse. Attenzione però, preoccupatevi di riempire totalmente o per buona parte lo spazio dedicato a queste carte, dato che le bustine protettive potrebbero incagliarsi nelle fessure intagliate sulla parete del compartimento andando a danneggiare non solo la sleeve, ma anche il suo contenuto. Inoltre, quando utilizzerete i divisori, la conformazione di questi ultimi andrà ad invadere la zona dedicata al tappetino, che a forza di sfregare contro la o le sporgenze potrebbe andare incontro ad usura anticipata. Quindi il consiglio che mi permetto di darvi è quello di non prendere neanche in considerazione l'utilizzo dei 5 elementi forniti in dotazione con l'articolo, custodendo solamente i vostri deck box ed il playmat all'interno di questa valigetta. Di certo non è lo strumento definitivo di trasporto. Ci saranno soluzioni più professionali come il Quiver o le valigette della Gamegenic, che presto arriveranno sul canale, che potranno offrirvi delle risposte più sicure. Ma, per quanto riguarda gli accessori appena menzionati, al momento non c'è niente brandizzato Pokémon, e per chi è appassionato, questa soluzione potrà essere più che valida. Vi basterà quindi chiudere la zip,
scuotere il contenuto e riaprire per scoprire che in realtà nulla è cambiato e tutto è ancora perfettamente al suo posto. Fa quello che deve, senza se e senza ma. Se vorrete avere quindi un sistema di trasporto bello a vedersi e compatto, sicuramente il Gaming Trove sarà l'accessorio che farà per voi. Ma, come chiunque conosca il TCG nipponico sa, non si parla solo di lotte di lega e sfide all'ultimo Pokémon in panchina, ma soprattutto di catturarli tutti. Arriviamo quindi, dulcis in fundo, alla soluzione ideale per la vostra collezione. Direttamente dalla GameGenic sarà a vostra completa disposizione il Casual Album 18 Pocket. In pieno stile Pokémon, questo portfolio di colore giallo risulterà piuttosto minimale, ma allo stesso tempo più che funzionale. La copertina sarà formata da plastica dura, senza l'utilizzo di PVC, con riportati in basso a sinistra sulla parte frontale ed in basso a destra sulla dorsale il logo della casa produttrice. Attraverso l'utilizzo di una cinghia elastica extra large con cuciture rinforzate potrete accedere all'interno del prodotto, dove troverete 20 pagine a 9 tasche presso fuse con inserimento laterale che potranno contenere fino ad un massimo di 360 carte. Ogni tasca sarà ottimizzata per ospitare al suo interno anche carte con doppia bustina protettiva. Una volta chiuso con l'elastico, il contenuto del raccoglitore non uscirà in alcun modo accidentale, rimanendo ben conservato al suo interno. Potrete inoltre utilizzare le clips per custodire al meglio la vostra collezione, sfoggiando in un raccoglitore giallo Pikachu il vostro Pokédex personale. Cosa state aspettando? Andate là fuori e catturateli tutti! Ideale sia per carte di formato standard come Pokémon, Magic the Gathering, Flesh and Blood e Keyforge, sia per il formato Japanese come Yu-Gi-Oh!, questo raccoglitore vi fornirà tutto ciò di cui avrete bisogno senza tante pretese. Tutti i prodotti che sono stati trattati in questo video saranno disponibili fino ad esaurimento scorte sul sito Fantasia Store. Vi lascerò ogni singolo link agli articoli, come sempre, in descrizione. E voi, quale accessorio deciderete di acquistare? O quale tra questi vi ha suscitato più interesse? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.